professor Maurizio Mironi. Maurizio Mironi è docente a Princeton di teoria politica e insegna comunicazione politica all'Università della Svizzera Italiana a Lugano, ed è soprattutto, io dico subito questa cosa perché mi piace, mi piace il libro, perché è l'autore della Libertà di Servi, che è un libro che è uscito nel giugno del 2010, ed è di quei libri, come dire, il libro giusto al momento giusto. Nel giugno del 2010 eravamo nel pieno del berlusconismo, no? Eravamo, e questo libro ci fotografa, come forse, non lo so, quel periodo che nessun altro, no? Ci fotografa, nel senso che ha fotografato la differenza che c'è tra essere cittadini ed essere cortigiani. Ed è un libro che ha avuto tantissime edizioni, eccetera. Noi dobbiamo parlare di dovere, dobbiamo parlare di dovere. Io mi ero fatto una specie di piccola scaletta, però posso invece cambiarla completamente e chiederti subito questa cosa. Ma chi ha un potere? Che dovere ha? Quali sono i doveri di chi detiene un potere? Grazie molto per la tua presentazione, per la tua domanda, alla quale spero di rispondere alla fine, ma anticipo la risposta. La risposta è questa: più hai potere, maggiore sono le responsabilità. Più sei potente, più devi rispettare le regole. Più sei in alto, più devi dare l'esempio della correttezza. Per esempio, non si interrompe il programma di un evento culturale a piacere. Io sono stato 25 anni a Princeton, ho visto due presidenti degli Stati Uniti e due Princeton, hanno detto che parlavano in francese, ma quelle tre hanno ascoltato in silenzio e non si sono permessi di modificare per arrivare alla loro gente il programma di un'inizio culturale. Io credo che il giorno di questo sarebbe più stato potete dare l'esempio. Ma siccome si è fatto tardi, cercherò di parlare pochissimo per avere soprattutto l'occasione di dialogare con gli amici di Conversano. Già la seconda volta che mi subite, vi ammiro, non so cosa abbiate fatto di male per meritare la punizione di due mie lezioni in due anni, si vede che ne avete combinate, Anche tre. Ma vabbè, si vede che ne avete combinate, di grossi. Il tema della tesi della mia conferenza è molto breve. Si compendia, 4 parole. Il dovere è libertà. Possiamo già andarsene tutti a casa, la conferenza è tutta qui. Il dovere è libertà. Voglio dire che la persona che ha il senso del dovere possiede quella che si chiama libertà interiore, cioè vive secondo principi e valori che si è dato da solo. La persona che ha il senso del dovere è se stesso o se stessa. La seconda specificazione della tesi del dovere e libertà funziona così: soltanto, sottolineo soltanto, le persone che hanno il senso del dovere possono conquistare e difendere la libertà politica. La ripeto per essere ancora più netto: soltanto questo tipo di persone possono conquistare la libertà e, se ce l'hanno, possono difendere. Così che la tesi si può formulare in un'altra maniera, ma il contenuto è il medesimo. Le persone che non hanno il senso del dovere possono vivere soltanto o come servi o come sudditi. Questa mia tesi va contro l'opinione diffusa che i doveri siano invece una restrizione, una limitazione della libertà. Io credo che questa idea si basi su una confusione, su una mancata comprensione del significato del concetto di dovere. E in particolare, chi pensa che il dovere sia una restrizione della libertà, e non, come penso io, la libertà è la condizione per la libertà, confonde doveri e obblighi. I doveri sono, per dovere si intende,
Signore, quei principi, quei valori che ci diamo da soli, che scegliamo con la nostra coscienza. L'obbligo invece è un legame con un'autorità esterna. Se io sento il dovere di lottare per quanto posso contro la corruzione politica, è un dovere che mi dà la mia coscienza e che mi sento male se non lo assolvo, ma non c'è nessuno che mi punisce se non lotto contro la corruzione politica e nessuno che mi premia, non c'è un'autorità esterna alla quale devo rispondere. L'obbligo è un'altra cosa. Ho l'obbligo di pagare le tasse in un paese ben ordinato, se non le pago c'ho la sanzione, quello è un obbligo. L'altro dovere è semplicemente rispondere a qualcosa che si chiama la voce della coscienza. Noi quando ci diamo un dovere siamo padroni di noi stessi, arricchiamo il nostro mondo interiore. Naturalmente ci sono dei doveri che sono anche obblighi, per tornare all'esempio di prima. Pagare le tasse è un obbligo, ma io lo ritengo anche un dovere. Ritengo che sia doveroso che un cittadino partecipi con una parte del suo reddito al bene comune, in proporzione. Quindi è un dovere e un obbligo per me. Ma ci sono degli obblighi che non sono doveri. Esempio, se io vivessi, fossi stato un professore universitario nel 1931, avrei avuto l'obbligo, pena la perdita della cattedra, di giurare fedeltà al fascismo. È un obbligo che io non avrei sentito come dovere, e anzi che avrebbe violato il mio senso di dovere verso il concetto e il valore della libertà intellettuale umana. I doveri in senso proprio sono un obbligo con la coscienza. Tanto è vero che non possono essere imposti. La frase devi dovere non ha senso. Ha senso la frase devi pagare le tasse perché altrimenti ti impongo una sanzione, ma devi dovere non ha senso. Doveri o li senti, o li hai cercati, o li vivi, o non hanno senso. È tutto un discorso interiore. Per capirci meglio, ponetevi questa domanda. Sono fatte e chi sono le persone che non hanno il senso del dovere? Chi sono? Come sono fatte? Io vi propongo tre figure che sono state descritte dal pensiero politico, dalla riflessione morale. La prima è lo schiavo o il suddito o l'oppresso che è stato talmente abbruttito dalla schiavitù, dall'oppressione e dal dominio che sa soltanto obbedire passivamente al comando del suo padrone, del suo dominatore. Non si riconosce perché ha lo sguardo vuoto, è inebetito, è l'uomo che non è più uomo, è la persona che non è più persona umana, è ridotta a una condizione più vicina a quella dell'animale che a quella dell'essere umano. Io penso a Primo Levi, quando ha descritto l'esperienza dell'ame, in particolare quella pagina in cui narra dell'impiccagione di un prigioniero che era tentato alla fuga. I russi erano già vicini, si udiva il rumore delle cannonate dell'Armata Rossa che si stava avvicinando al campo di concentramento. Il prigioniero morendo dice Carvalho, Michelin, Lezzi, compagni, sono l'ultimo che sapeva se il campo di concentramento sarebbe stato aperto. E dice lei, nessuno di noi ebbe la minima, benché minima, reazione a quelle parole. Eravamo ridotti allo stato di non uomo. Tedeschi, avete vinto, avete creato non uomini che non sono morti, ma non sono più uomini. Ecco, questo è il segno distinti, questa è la persona che non ha più senso del dovere. Perché gli è stata tolta l'interiorità attraverso l'operazione sistematica della sofferenza dovuta alla violenza brutale. Qual è il segno distintivo? Vi pongo questo esperimento. Da cosa si riconosce la persona che è ridotta così? Io credo che abbia visto bene Levi. E sono le persone che non parlano più, nel silenzio, non hanno più niente da dire. Infatti, scrive sempre lei, quel meraviglioso libro, nessuno al campo
che non hanno più niente dentro, esprimere, da comunicare. La seconda figura dell'uomo, della persona che non ha senso del dovere, è l'uomo banale. L'uomo che non sa distinguere il giusto e l'ingiusto, che non sa distinguere perché non si pone più la domanda cosa è giusto e l'ingiusto, non si interroga. Non interroga la sua coscienza, non dice qual è il mio dovere. Non si pone la domanda che cosa comanda la mia coscienza. È la persona che non è capace di riflessione. È la persona che non si pone più problemi. Chi è il prototipo, l'esemplare? Eichmann, nel libro di Hannah Arendt, Eichmann in Gerusalemme. Sapete che Hannah Arendt andò a seguire il processo Eichmann fra il 61 e il 62, credeva di trovarsi di fronte a un mostro, si trova di fronte a un uomo banale. Chi era Eichmann? Era l'uomo che aveva organizzato il trasporto di circa 5 milioni di ebrei dalle varie località dell'Europa ai campi di concentramento. Lei credeva il suo mostro era un uomo banale. Perché era un uomo banale? Perché per lui una cosa valeva l'altra. Alla domanda dei giudici dello Stato di Israele, perché lei nel 1934 si è iscritto alle SS? Risposta, perché no? Come si riconosce? Anche io cerco di darvi un criterio per identificare questo tipo di figura. La persona che è vuota dentro, la persona banale, quindi la persona che può fare il male massimo, non capisce, non capisce perché non si interroga. Proviamo ancora una volta la chiave del linguaggio. Come parla una persona vuota di questo tipo? Parla per cliché, per luoghi comuni, per frasi vuote. Per esempio, Eichmann poteva dire: ah, io vado nella mia tomba ridendo perché ho provocato la morte di 5 milioni di ebrei. Ma poi, pochi giorni prima, ha detto: io non ho niente contro gli ebrei. Puoi dire questo, puoi dire quest'altro, non conta niente perché non capisci. Perché tutto gli scivola sopra, nell'interiorità non ha nulla. Terza ed ultima figura della persona senza senso del dovere. Quale sarà? Quello che hai detto tu, è il servo o il cortigiano? Il cortigiano, il servo non è la persona che è costretto a obbedire, è la persona che vuole obbedire, che si mette appunto nel libro Libertà dei Servi, ne ho parlato a lungo, è la persona che si fa servo volontario di un uomo potente per ottenere fama, onori, ricchezze, se maschio o donna, privilegi e soprattutto per essere guardato, per ottenere lo sguardo dei tanti che non sono al centro. Ma come diventa il servo? Il servo è diverso dall'oppresso. L'oppresso è la persona che obbedisce perché è sottoposto a violenza. Il servo è volontariamente tale. E qual è il requisito del servo? Il servo parla come il padrone, si muove come il padrone, pensa come il padrone, sente come il padrone. C'è una bellissima frase in uno dei manuali per i cortigiani del 600. In Italia abbiamo molti manuali per i cortigiani. Siamo un paese finissimo da questo punto di vista, nella quale si dice: non abbia ancora il principe mosso le labbra, sappia già il cortigiano cosa egli dirà e si acconci a servirlo rapidamente. Come fa a saperlo? Come fa il cortigiano a sapere ciò che direbbe? Perché già pensa come lui, perché sente come lui, che si è immedesimato. Allora, in questo caso, la persona che si fa servo volontario non è se stesso. Non è più quella persona, è un altro. Non ha più interiorità perché ha completamente identificato se stesso con un'altra persona. E qui il segno in linguaggio cosa ci dice? Come lo riconosciamo? Come ho detto prima, se guardate il cortigiano, e non credo che sia difficile trovare degli esempi, vedete che parla sempre come il padrone, cioè il suo linguaggio è quello che nei trattati di buone maniere e di cortigianeria si chiama, deve essere accomodante, si accomoda al signore. A questo punto ho il dovere di provare a descrivere come è fatta la persona con il senso del dovere, se come lo riconosciamo. È la persona che si pone le domande: che cosa è giusto? Cos'è ingiusto?
È la persona che si è data una risposta con la riflessione, con la lettura, con il dialogo e che vive secondo i valori che si riconosce come supremi. Per cui una persona che dice io ritengo che sia il mio dovere difendere la libertà politica è una persona che lo fa. Sono i suoi principi, vive secondo i suoi principi, sottolineo i suoi. È una persona umana e non è semplicemente un essere vivente perché ha dei principi, in più è se stesso, si sente di essere qualcosa di unico, di irripetibile, sente di avere quindi un valore inestimabile perché si sente unico. E si sente unico perché ha quei principi che si è dato da solo. Si è dato quei principi, perché li ha cercati, non perché altri gliel'hanno imposti. È una persona che sente in maniera tenue, senza tracotanza, sente di avere un valore inestimabile. Non perché altri glielo riconoscono, ma perché glielo riconosce la sua coscienza. Non è una persona che cerca l'applauso, non cerca nemmeno l'ovazione. È una persona che cerca l'approvazione, il riconoscimento sommesso, silenzioso della coscienza. A questo punto avete già capito come procedo, cerco di trovare nei linguaggi segni. Come parla questa persona? Quando parli hai la fortuna di incontrare nella vita una persona che ha il senso del dovere, tu avverti subito nelle sue parole una profondità particolare, un suono particolare. Avverti subito che dietro quelle parole c'è un individuo che ha cercato, che ha pensato. Non c'è un servo che parla come il Signore. Non c'è una persona che imita altri, c'è quella persona. È anche una persona che tende ad essere piuttosto duro e aspro nel sostenere i propri principi. Non è un bastiano contrario, anzi ama ascoltare soprattutto persone che hanno principi. Non è contrario per partito preso, ripeto, ama il dialogo perché non ne ha paura, ama il dialogo perché non ne ha paura perché i suoi principi ci ha pensato e li vive e paga prezzi per dire secondo i suoi principi. Ma adesso mi complico la vita da solo, mi pongo la domanda che rischia di distruggere, se c'è qualcosa di buono, cosa di più, tutto quello che ho detto fino adesso. La domanda è questa: quali doveri? Io fino adesso cosa vi ho detto? Ho spiegato cosa vuol dire avere il senso del dovere, ma non ne ho citato uno di doveri. Non ho citato il contenuto dei doveri, ho spiegato cosa vuol dire la differenza fra dovere e obbligo e fra avere il senso del dovere e non avere, ho cercato di dare qualche segno per riconoscere queste realtà. Ma c'è un modo per distinguere i doveri giusti e i doveri ingiusti? C'è un modo infallibile, sicuro? No, non c'è. Io appartengo a quel esiguo, non so, grande, piccolo, gruppo di persone che si definisce un relativista assoluto. Perché? Il dovere è tale solo se è riconosciuto dalla coscienza morale personale. La libertà è un dovere per me finché lo riconosco come dovere. Se io invece riconoscessi come dovere supremo quello di difendere la superiorità della razza bianca, quello sarebbe per me il dovere. Cioè i vari doveri sono relativi alla coscienza individuale e non c'è modo di superare il fatto che una persona senta alcuni doveri come doveri, altre persone sentano come loro doveri esattamente opposti. Mi rendo la vita ancora più difficile. Il nazista che sente, dopo averci pensato e riflettuto, che il suo dovere è sostenere la potenza del Terzo Reich, o il comunista che ritiene che il suo dovere sia difendere il Partito Comunista dell'Unione Sovietica contro tutti e contro tutti, lo sente come dovere, è di
dimostra la serietà del suo dovere con l'impegno, con la sofferenza, con il sacrificio, o l'antifascista che dà la vita per la libertà, sono tutte persone che hanno il senso del dovere, ma sono doveri opposti. Il conciliare, c'è modo di superare questo conflitto. Se proprio vi comporterete male, un domani tornerò a conversare, ma esamineremo tutte le strategie che sono state tentate dal pensiero politico e filosofico per superare il pluralismo dei doveri o il conflitto dei doveri. Ma non ci si riesce. Il razzista che è convinto che il valore della superiorità della razza bianca sia il supremo valore per la difesa della civiltà non accetterà mai l'idea che gli esseri umani hanno tutti uguali dignità e dunque non ci sono razze superiori e razze inferiori. Puoi provarlo, non c'è un criterio, non c'è una via che garantisca il successo. Allora vi propongo una soluzione modesta, piccola, forse ragionevole. Prendiamo come indicazione dei nostri doveri, parlo dei doveri civili, state tranquilli, sto per finire, la Costituzione Repubblicana. Cioè, troviamo lì i doveri di cui abbiamo bisogno per vivere, perlomeno come cittadini. Segui in questo una suggestione che è venuta da una frase di Carlo Azeglio Ciampi, il quale alla vigilia del referendum sulla riforma costituzionale del centrodestra disse che egli seguiva la Costituzione come se fosse la sua Bibbia civile. Anche per me la Costituzione è una Bibbia civile, è una Bibbia dove ci sono, c'è una più che un insieme di doveri, c'è tutto, direi, una poesia dei doveri, c'è tutta una teoria dei doveri, un discorso sui doveri, non solo completo ma molto bello. Prendo soltanto 2 minuti per illustrare questa mia tesi. Che la Costituzione Repubblicana sottolinei con pari forza l'importanza dei diritti e quello dei doveri, però ieri c'è stato qui Gerardo Colombo, ci ha interrogato tutti sulla Costituzione, io sono più buono di Gerardo Colombo, io gli dico gli articoli, lui invece ci interrogava e nessuno mi incoraggia, era un momento difficile, è stato quello. Comunque, i professori sono in fondo più buoni dei magistrati. Allora, all'articolo 2 della Costituzione, siete voi l'unico magistrato che ammiro moltissimo. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, o svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Non c'è bisogno di commentare questo articolo, è chiarissimo. Ma il legame tra diritti e doveri è ancora riaffermato all'articolo 4, dove si dice: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto del lavoro, promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto, poi dice: ogni cittadino ha il dovere di svolgere un'attività, una funzione che concorre al progresso della carriera. L'articolo 30 pone addirittura il dovere prima dei diritti, è dovere genitori mantenere, istruire, educare i figli. Articolo 53, tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, indica un dovere. Ma ancora, l'articolo 48, secondo comma, il voto è personale, uguale, libero e segreto, il suo esercizio è dovere civico. Dovere in senso proprio, come ho detto prima, come sapete bene. Se non andiamo a votare, nessuno ci fa niente. Una volta si veniva, c'era una dichiarazione di certificati in buono, adesso non c'è nessuna sanzione, nessuna sanzione, nessuna autorità. Dovere è diventato dovere puro. Ti dicono, come cittadino hai il dovere di andare a votare. Con chi ce l'hai il dovere? Questo è il dovere della coscienza dei cittadini. Se volete vi racconto anche come e perché hanno inserito questa parola, ma il tempo stringe, preferisco concludere. Noto soltanto che quando dei dirigenti politici, dei ministri, dei presidenti del Consiglio esortano i cittadini a non votare, stanno semplicemente esortando a violare un
sancito e spiegato benissimo la Costituzione sulla quale sempre i ministri peraltro hanno giurato, particolare di seconda importanza. 52. La difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Vedete la decisione? Su questo sarebbe bello fermare l'attenzione, ma non voglio, ripeto, portare via tempo, perché preferisco fermare, chiudere con un riferimento a un articolo che ritengo che è l'articolo 54. L'articolo 54 che recita così, recita, che se spero di trovarlo, sotto al suo solito figuraccia, eccolo qua, speriamo bene, 52, dovete finire 54. Comunque il 54 dice: cittadini, tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi. Hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi. Voglio soltanto farvi notare che nel progetto di Costituzione questo articolo aveva un secondo comma che recitava così, poi non fu approvato in assemblea plenaria. Quando i poteri pubblici violano la libertà fondamentale e i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza, l'oppressione è diritto e dovere del cittadino. Diritto e dovere. Ti diceva per comodo. Ti diceva per comodo che tu, di fronte a un cittadino, non hai soltanto il diritto di resistere. Resistenza è diverso da insurrezione, molto diverso. Di fronte alla violazione da parte di chi ha pubblici poteri dei diritti fondamentali dell'uomo, cioè il dovere di esistere. Io, il dibattito sarebbe lungo, ma credo che in Italia la nostra storia non sia caratterizzata tanto per un eccesso di fierezza civile, ma come un difetto di fierezza civile, di capacità dei cittadini di resistere ai poteri arbitrari, alle forme di tirannide, ai poteri enormi. Quindi un articolo così avrebbe avuto un comma di quel tipo che insegnasse il dovere della resistenza, avrebbe avuto, secondo me, un effetto pedagogico, pedagogia civile, positivo. Ora, per difendere tutti questi doveri, la difesa di tutti questi doveri, potrei svolgere molte considerazioni, ma ripeto, non c'è un argomento decisivo contro chi, per esempio, sia di opinione del tutto opposta e ritenga, tanto per fare un esempio, ritenga giusto che i cittadini devono sempre obbedire a chiunque ha il potere, che per esempio sostenga il valore della docilità. Ma io propongo, come mi si chiede, quali sono i contenuti del dovere. Io credo che nella Costituzione repubblicana ci sia tutto ciò di cui abbiamo bisogno. A questo punto, e vi ringrazio per la pazienza, la conclusione è piuttosto facile. Io ho detto che il dovere è libertà, ma ho spiegato il senso della libertà interiore. Chi ha il senso del dovere è padrone di se stesso, di se stessa, vive la vita secondo principi che si è dato da solo, non glieli ha imposti nessuno. Ma ho anche sostenuto all'inizio che senza cittadini con il senso del dovere non è possibile via di fatto vivere liberi. E qui posso fare un piccolo, tranquillo, serena, bonario, serena. Mi dicono tutti del moralista, io non ho capito che ci deve essere un problema. Mi dicono tutti del moralista e io vi assicuro che sono un discepolo fedelissimo di Machiavelli, io sono un realista, cioè guarda la realtà politica. E allora, cosa dice un realista di questo problema che ho posto? Dico che in via di fatto, sulla base dell'esperienza storica, non è possibile che un popolo di cittadini in cui l'elite politica, gran parte della popolazione, non ha il senso di dovere civile, possa vivere libero. Vi spiego perché. Innanzitutto, voi sapete che per libertà politica intendo libertà politica in senso repubblicano, cioè vivere in una condizione in cui non siamo sottoposti al potere arbitrario o enorme di un uomo o di alcuni uomini. Questo vuol dire essere liberi. Come diceva il patriota Cicerone, non so se scrive su Repubblica, diceva: essere liberi non vuol dire
padrone vuol dire non avere padrone, cioè non essere sottoposti al potere d'uomo arbitrario di un uomo. Bene, perché questo tipo di libertà necessita, ha bisogno per vivere di cittadini che hanno il senso del dovere, nel senso che ho spiegato prima, cioè che sentono la libertà come il dovere e la capace quindi per la libertà di intraprendere sacrifici, sforzi se necessario il sacrificio. Per tre ragioni se ho contato bene. Prima, la persona che ha il senso del dovere, ho detto prima, si sente di essere unico, di essere lei stessa o lui stesso. Quindi si sente di avere un valore infinito. Conseguenza politica: non si vende, non si fa servo, perché qualsiasi beneficio che egli pensa, lei pensa di trarre dalla servitù è inferiore al prezzo che paga, perché rinuncia a se stesso. Ho detto prima, essere servo vuol dire diventare come il padrone, non so più te stesso, e cioè fare un cattivo affare. La persona che ha il senso del dovere non si vende e non diventa servo, e quindi sai, persone così è difficilissimo, se ne è morte, che si imponga un potere tipo quello di una corte, tipo quello di un signore. Seconda ragione: la persona che sente la libertà come dovere non diventa mai fino in fondo schiavo. Lo puoi mettere in catena, lo puoi mettere in carcere, ma non riesci a conquistare la sua interiorità, non lo pieghi mai, cioè è un avversario contro il quale non può vincere, nemmeno un potere totalitario, non c'è tempo. Mi piacerebbe leggere una pagina di Ferruccio Parra nel processo di Savona del 28, quando gli dice: io sento il dovere di lottare contro il fascismo, un dovere che è per me identico al senso del dovere che mi spinse nel 1915 ad andare volontario in guerra, peraltro ebbe tre promozioni sul campo, dove peraltro ebbe dei riconoscimenti militari altissimi. E cito Parra, mi fa piacere sempre citare questa figura dimenticata, per due ragioni. Prima, perché Parra poteva dire ai fascisti: voi vi proclamate patrioti, mi fate ridere, voi siete degli imbecilli, vi avete traditi il risorgimento. Il risorgimento vero lo continuiamo noi, che amiamo la patria perché vogliamo la patria libera fra libera e patria, non una patria che è libera perché è opprimata la patria. Lui lo poteva dire, però, perché l'ha dimostrato nelle trincee. E poi perché Parra è stato sempre deriso. Fin da quando ero giovane sentivo parlare di Parra come l'onesto Parra, ma onesto era inteso nel senso di insulto. Io sto dalla parte di Parra, io penso che ci vorrebbero persone così. E quelle persone lì non le pieghi mai, perché hanno un senso di dovere che li rende assolutamente invincibili. Alla fine vincono loro su qualsiasi potere, non importa quanto forte sia. Ultima osservazione: se si perde la libertà perché cadi sotto un potere totalitario, una tirannide, chi è che te la fa riconquistare? Bisogna iniziare un movimento di resistenza. Chi lo inizia? Persone che lottano per interessi, ma dove? Dov'è l'interesse a opporsi al fascismo? Nel 1928 o nel 30, dov'è l'interesse? Bene che ti vada all'esilio. Confino di polizia, se non in carcere, non so. Dove l'interesse? Interesse è sempre un vantaggio, un beneficio. Le persone che si sono mobilitate davvero contro questi tipi di regimi, hanno iniziato, che qualcuno deve iniziare, sono le persone che l'hanno fatto per senso del dovere. I Gobetti, i Rosselli, Ernesto Rossi, Gramsci, Giovanni Amendola, basta leggere le loro biografie, le loro diari, si sentono, lo dicono sempre, ovunque, lo facciamo per senso del dovere, perché non saprei più riconoscere me stesso. E per la stessa ragione tutti loro rifiutavano di scrivere la letterina al Duce che li avrebbe portati a casa liberi il giorno dopo. Quindi hai bisogno di queste persone anche per riconquistare la libertà.
Ora, il problema italiano è proprio qui. E l'ha capito meno di ogni altro Carlo Rossell, quando dice il problema della libertà italiana è il problema di debolezza della libertà in senso interiore o morale. E questo secondo me, ma è la ragione per cui si può definire, se ci pensiamo bene, il nostro paese il paese della libertà fragile. È stata molte volte conquistata e fondata la libertà politica dai primi comuni, alla fine del Medioevo, fino ai nostri giorni, ma se andate a vedere i liberi comuni degenerarono presto in tirannidi. 50 anni dopo la nascita dello Stato liberale c'era il fascismo, e circa 50 anni dopo la nascita della Repubblica Democratica c'era Berlusconi al potere. E voi sapete bene cosa ne penso di Berlusconi. Allora la domanda conclusiva è questa: c'è rimedio? C'è rimedio? Si può cambiare questo? Io non lo so, ma quello che l'unica considerazione che mi sento di condividere questa con voi è questa. Non lo so se ci sia rimedio, se si possa cambiare questo. In ogni caso credo che sia nostro dovere provare, senza renderci, semplicemente perché le alternative, quelle di vivere come persone banali, vuote, di vivere come servi o cortigiani o come oppressi, veramente sono troppo disgustose per prendere in considerazione. Meglio almeno provare. Cosa c'è di più bello di una società in cui a tutti è data la possibilità
di distinguersi per le sue qualità morali e intellettuali. E chiudo subito con un'osservazione: se tu non hai un'elite vera, che viene un'elite persone che stanno più in alto e ottengono onori, e ottengono fame, e ottengono gloria, addirittura se sono davvero grandi, tu non hai il fenomeno di incoraggiare molti e imitarli. Quindi io non ho affatto paura quando mi si dice: no, tu hai un discorso elitista, io qui non mi difendo ma contrattacco. Sì, perché io voglio una buona elite che si basi non sulla ricchezza, non sull'astuzia, non su chi erano i genitori. Io vengo da genitori poverissimi, non so di cosa sto parlando. Vorrei davvero vivere in un paese in cui a tutti è data la possibilità di distinguersi, come diceva, che ci vuole il compagno Nicolò Machiavelli di Sant'Asciano, diceva, nelle buone repubbliche si andava a cercare la virtù ovunque la si trovasse. Non è la paura dell'elite, è la paura dell'elite che nascono dal privilegio, dal denaro, dall'arroganza, dalla forza, ma una buona elite ne avessimo soprattutto adesso. Chiamare, far prefare
fare pressione presso Napolitano che scegliesse le Camere, se andasse alle elezioni politiche e lì probabilmente Berlusconi avrebbe ricevuto una sconfitta dalla quale non si sarebbe più ripreso. Adesso il pericolo che si riprenda c'è, ma queste sono valutazioni che vanno fatte nello specifico della situazione politica. In generale, tuttavia, per rispondere alla tua domanda, posso dirti che la tua intuizione è giusta. Storicamente, le persone che si sono dimostrate più intransigenti nei confronti dei poteri totalitari, dei poteri arbitrari, sono state le persone che hanno avuto un fortissimo senso del dovere. Tutti i casi che ho citato nel libro Intransigente, dai fratelli Rosselli a Parri, a Ernesto Rossi e Gramsci, sono persone che al fondo, tu vedi, erano sostenute da un senso del dovere e per quello erano intransigenti. Tieni presente però che questo te lo dico perché spesso mi è stata mossa la critica di essere troppo intransigenti. Io non ho mai sostenuto che l'intransigenza è sempre, cioè l'intransigenza in politica, cioè il rifiuto del compromesso con l'avversario, sia sempre una virtù. Solo sostenuto che è una virtù necessaria quando ti opponi a un potere enorme, quando ti opponi a un potere arbitrario, quando ti opponi a un potere che se fai compromessi con lui, lui ne trae vantaggio e tu ne trai svantaggio. Chiudiamo qui questa nostra conversazione e grazie a tutti. Grazie.